Ben ritrovati amici di Video Radio Channel, eccoci qui, sono sempre io, sempre Francesca Mogavero di Buendia Books. Oggi parliamo di Nel ventre dell'enigma di Gabriele Farina. Quella che vedete qui è una copertina un po' particolare, non è la classica copertina a righe delle nostre fiaschette, i libri di piccolo formato per i racconti, ma è una copertina in edizione limitata. Infatti l'abbiamo realizzata apposta in 100 esemplari che saranno disponibili durante la prima proiezione del film. Perché dico film? Perché Nel ventre dell'enigma è una novelization, ovvero un racconto tratto da un lungometraggio cinematografico. Un po' il meccanismo opposto a quello da cui siamo abituati, dal libro al film, ecco, in questo caso dal film al libro. Gabriele Farina, giornalista torinese, ha partecipato anche alla realizzazione del film, ha lavorato alle sceneggiature. Perché parlo al plurale? Perché quello del cinema di Pupio Giano, giovane regista locale, è un progetto collettivo, un progetto fantastico in tutti i sensi, che comprenderà 6 film, 6 colonne sonore e 6 novelization pubblicate da Buendia. Siamo arrivati al terzo tassello di questo grande progetto. Nel ventre dell'enigma comprende tutti i sottogeneri del thriller, del noir, fino ad arrivare a una punta di horror, ma è l'enigma il re di tutto. Abbiamo una scuola fatiscente, misteriosa, piena di angoli nascosti, un esame dagli esiti fatali è fondamentale per un gruppo di giovani studenti, un corpo insegnanti davvero particolare, capitanato dall'attore Diego Casale e da un corpo insegnanti notevole, tra cui l'attrice Frankie Converso. A risolvere il tutto è un grande mistero che varrà la pena di scoprire. Ecco. L'errore è viltà, il resto è silenzio. Buona lettura e ciao agli amici di Video Radio Channel.